Ciao amici, bentornati nel canale di Mandorla e Cioccolata. Un bacio da Patrizia. Allora, oggi sono qui per fare un video un po' particolare sui profumi, una categorizzazione, un video sui profumi di erboristeria, in collaborazione con una ragazza che ha un canale qui su YouTube che si chiama Michela e il suo canale è Little Moon's Phases. Michela, io l'ho conosciuta, credo dal suo primo video e la seguo sempre con piacere perché lei ha una grande passione per i profumi come me, quindi siamo molto molto simili in questo, ma anche perché è molto brava a spiegarli, è molto chiara, ha un modo di raccontarti i profumi che ti fa vivere delle emozioni, quindi non è soltanto una lettura asettica la sua, ma si vede che ci mette davvero, davvero tanto amore, tanta passione in quello che fa nel raccontarci, insomma, i suoi profumi. Abbiamo deciso di fare questo video insieme e quindi dopo che avrete visto il mio video, vi pregherei di passare anche a vedere il suo e di seguire anche tutti gli altri video che ha già fatto e che sono pieni di spunti e molto molto interessanti. Allora partiamo subito. Video sui profumi di erboristeria, cioè profumi che si vendono prevalentemente nel canale appunto particolare che è quello delle erboristerie. Assolutamente rientrano in questa categoria per me i profumi dell'erbolario, che vengono venduti sia nei negozi monomarca ma anche nelle erboristerie. Non c'è erboristeria che non abbia la linea dell'erbolario, che probabilmente è una delle marche più vendute, insomma, in questa catena di distribuzione. Cominciamo con quelli che ho io. Sono al momento due, ma in passato ne ho avuti diversi, quindi ora vi parlo di quelli che ho. Allora, iniziamo con Accordo Arancio. Di questo profumo vi ho un po' parlato attraverso la recensione che ho fatto del bagnoschiuma tra i prodotti finiti che ho fatto poco tempo fa. Questa è una bellissima bottiglia in vetro opaco ed ha un nastrino. Allora, la composizione di questo profumo è abbastanza particolare per il genere agrumato, perché come vi ho già accennato, parlando del bagnoschiuma, si tratta di una fragranza agrumata ma anche dolce. E non è affatto un profumo secco, ma è un profumo rotondo, caldo, avvolgente, che si può utilizzare, a mio avviso, in ogni stagione dell'anno, ma soprattutto, quindi, come gli agrumati che tendenzialmente si portano in primavera ed in estate per per il senso di freschezza che emanano. Questo però si può portare tranquillamente tutto l'anno e quindi è adatto anche a questa stagione, proprio perché ha dei sentori molto confortevoli, molto dolci, molto avvolgenti. È un profumo abbastanza caldo. Si compone di, come note di testa, mandarino, arancia amara, limone e ylang ylang, come note di cuore, petit grain, prugna, gelsomino e timo, come note di fondo, ambra, cedro, patchouli e vaniglia. È un profumo abbastanza persistente per essere, insomma, un profumo di profumeria media. Io me lo sento davvero abbastanza, dopo 3-4 ore continuo a sentirmelo parecchio e mi piace moltissimo perché è un profumo della categoria agrumata, appunto, che però si discosta e che ha una certa originalità. Unisex, quindi va benissimo sia per l'uomo che per la donna, andatelo a provare. Altro profumo dell'erbolario che ho, è che anche questo io reputo un po' particolare, probabilmente non avete mai sentito parlare molto spesso né di questo né di quell'altro che vi cito. I profumi dell'erbolario più conosciuti sono Iris, Ibisco, Camelia, Accordo Violetta, insomma i profumi un po' più dolci, Dolce Elisir, Meares. Di questi si parla poco, però ve ne parlo io che ci so fare se no. Allora, Edera è un profumo anch'esso tipicamente unisex, ha una bottiglia molto elegante, anche questa in vetro con una serigrafia della foglia di Edera dorata ed è un profumo molto legnoso e boschivo. L'Edera ha di per sé delle proprietà notevoli per la cura del corpo, in particolar modo ha degli effetti drenanti con il decotto
di edera anche viene utilizzato come funzione drenante, anche tonificante per il corpo. E questo profumo ha un cuore veramente boschivo e un fondo molto molto legnoso e un'apertura abbastanza agrumata. Ora vi leggo però le note. Note di testa, foglie di pompelmo, olio essenziale di bergamotto, olio essenziale di limone e fiori di arancio. Quindi, come vi dicevo, un'apertura abbastanza frizzante, secca, agrumata, però resa più gentile dai fiori d'arancio. Note di cuore, fiori di gelsomino d'acqua, petali di rosa damascena, burro di Reos, olio essenziale di lavanda Mayette, linfa di edera, cuore di ananas. Questo profumo ha un cuore veramente originale perché è un fiorito e fruttato dolce. C'è la presenza dell'ananas che gli conferisce un po' di dolcezza e poi c'è la lavanda anche che lo rende rinfrescante. Oltre ai classici fiori, insomma, il gelsomino e la rosa che, vabbè, sono, insomma, vanno bene in tutte le occasioni. Note di fondo, e qui c'è il tratto distintivo di questo profumo che è tipicamente legnoso e boschivo, ma anche caldo. Troviamo infatti legno di cedro, legno di cashmere, olio essenziale di vetiver, lentisco, polvere di cocco e semi di ambretta. Allora, è un profumo adattissimo agli uomini, tipicamente maschile, ma che sulla pelle di una donna secondo me ha un grande fascino. È un profumo comunque unisex, può essere portato sia dall'uomo che dalla donna. Molto particolare, persistente anche questo e a mio avviso anche abbastanza rinfrescante. Allora, con l'erbolario ho finito, voglio farvi vedere due acque profumate, una della linea Provenzali, questa è un'acqua profumata per il corpo, rinfrescante per pelli de delicate senza alcoli, o quella al muschio bianco. Queste acque hanno 125 ml e possono essere utilizzate anche sui capelli proprio perché sono senza alcol. Queste si usano d'estate, molta così facilità quando si fa la doccia o quando dopo la palestra ci si vuole insomma rinfrescare. E io me la spruzzo, mi riempio dalla testa ai piedi, anche sui capelli appunto perché non contiene alcol, però vi devo dire che spesso me la metto anche prima di andare a dormire perché ha una fragranza molto molto delicata e rasserenante. Però vi devo dire che non ha l'aroma tipico del muschio a cui siamo abituati. Anzi, se pensate ad esempio al profumo dei Tesori d'Oriente al muschio bianco, che è un profumo molto talcato, questo invece ha un profumo abbastanza fiorito, delicato, un po' vintage, un po' retrò. Non è il classico appunto profumo di muschio a cui siamo abituati. Comunque è un prodotto che mi piace molto perché è rinfrescante ed idratante. Altra acqua profumata è un'acqua dell'Alovea che è un prodotto, diciamo eco-bio, non ha certificazioni EcoCert, eccetera, però i componenti sono quasi tutti naturali. Il 95% appunto di origine naturale, l'Alovea la trovate da OVS. Questa è un'acqua scintillante, vedete? Ha delle pagliuzze dorate al suo interno al profumo di frangipani, che è un fiore del Pacifico. Quindi ha un sentore un po' gourmand, un po' dolce, come tutti i fiori orientali, ma molto molto delicato. Ora qua faremo una nuvola di profumi vari, comunque vabbè, queste sono molto delicate per cui non disturbano. E questa è comunque. Ha un effetto rinfrescante sulla pelle ed è adattissima da usare dopo l'esposizione solare. Quindi, dopo che avete preso il sole, vi siete fatti la doccia, vi mettete una crema per il corpo idratante e se non volete utilizzare un profumo, andate con questa
E avete questo comunque odore molto molto gradevole sulla pelle. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma non ha un prezzo proibitivo. Sono 125 ml, mi sembra sui 7-8 euro io la pagai. Magari in questo periodo non la trovate, ma d'estate escono anche tutti i prodotti solari dell'Alovea e sicuramente insomma la potreste trovare. Un altro profumino un po' di questo genere, profumato, dolce, estivo, è il profumo al cocco della Yves Rocher. Questa è una mini size alla noce di cocco ed ha un profumo tipicamente dolce, estivo, di crema solare, di cocco puro. Ecco, questo è veramente un odore tipico. E se vi piacciono questi aromi o se vi piacciono questi profumi così senza impegno che costano anche poco, provate queste mini size e la Yves Rocher fa delle eau de toilette quasi di tutti i gusti. Ogni tanto ne tira fuori alcuni nuovi, alcuni li toglie. Questo è un classico che c'è da moltissimi anni. Veniamo poi ad altri due profumi un po' particolari che sono però più da erboristeria e che si ispirano ai fiori di Bach. Edward Bach è stato un medico inglese che ha inventato la floriterapia che è utilizzata nella medicina alternativa. I fiori di Bach sono degli estratti puri dei fiori e di piante, comunque di vegetali, da cui poi si ricavano degli estratti puri, degli oli, credo, essenziali che vengono utilizzati per riequilibrare gli stati emotivi di disturbo del nostro corpo. Ora che voi crediate o meno alla medicina alternativa e che quindi crediate o meno alla cura dello stato psicologico anche attraverso i fiori di Bach, è fuori di dubbio che per quanto riguarda la profumeria, la profumeria nasce proprio utilizzando gli aromi della natura, quindi gli estratti dei fiori attraverso vari procedimenti, ma anche di arbusti, di alberi, di tutto quello che la natura comunque ci mette a disposizione. Purtroppo oggi nella profumeria tradizionale si è persa moltissimo l'utilizzo di piante, di fiori, per motivi di costi sostanzialmente, ed è per questo che la profumeria di nicchia, è intervenuta anche offrendoci dei prodotti un po' più artigianali. Ora, non tutte le profumerie di nicchia utilizzano estratti naturali puri. Però ci sono molte marche di nicchia che hanno scelto questa strada. E, questa marca è Le Fleurs du Bac, di cui vi ho parlato di una crema proprio di questa casa che ho finito un po' di tempo fa. Trovate un po' la recensione nei prodotti finiti del mese di ottobre ed è una linea erboristica. Io l'ho trovata online. E comprai questo profumo attraverso il sito showroom privé in una vendita di occasione, di outlet, insomma. Il prezzo di questo profumo è sui 50 euro e sono però 115 ml, quindi comunque insomma un prezzo diciamo non eccessivo. Io lo pagai un po' meno perché appunto molto meno perché appunto era un'offerta insomma su internet. Questo profumo appunto si ispira alla aromaterapia e utilizza tipiche piante, tipiche estratti di piante che dovrebbero tendere a riequilibrare il nostro stato d'animo nel complesso. È un profumo quindi vibrazionale che cerca di attraverso appunto la sua fragranza di trasmetterci degli stati d'animo positivi, di favorire l'equilibrio della mente e del corpo. Di che cosa profuma però? Presence profuma. È un profumo delicato, leggermente agrumato, fresco e con un fondo un po' balsamico. Vi leggo
sue componenti e anche le caratteristiche dei fiori che contiene. È un profumo fresco e fiorito per sentirsi in armonia con se stessi e con chi ci sta intorno. Note di testa, verbena che infonde calma e tranquillità, clematide o clematis, secondo insomma la nomenclatura dei fiori di Bach, che ci aiuta a mantenere i piedi per terra. Note di cuore, rosa canina o wild rose, che ci conferisce gioia e ci dà motivazione. Caprifoglio ci aiuta a vivere nel presente. Note di fondo, pino, ci aiuta a liberarci dai sensi di colpa e ci dà rispetto per noi stessi. Quercia, che ci conferisce scioltezza e ci aiuta ad allentare la presa. E melo selvatico, che ci dà riconciliazione e amore per se stessi. Questo è un profumo buonissimo, a me piace davvero tanto e lo uso ogni volta in cui mi sento un po' stanca, un po' stressata, un po' nervosa. Io credo che abbia la facoltà di rasserenarci e almeno a me fa questo effetto. Quindi, se vi capita, se lo trovate da qualche parte o se navigate su internet, andatelo a cercare. Un altro profumo simile a questo è Gioia Autentica della Spiritual Remedies. Anche questo è un profumo vibrazionale che ci trasmette appunto delle emozioni e ci aiuta a restare in equilibrio con noi stessi. Questo profumo qui è un profumo più frizzante, più fresco, più spumeggiante, ma con un fondo molto molto balsamico e boschivo. Che dovrebbe trasmetterci una sensazione di euforia e di gioia, di allegria. Mi ricordo però dove l'ho comprato. L'ho comprato sul sito della natur.it e andrò a controllare e vi metterò il prezzo attuale di vendita. Allora, contiene ginestra, fiori di campo e galbano, che è un arbusto, nelle note di apertura. Note di cuore, fiori di ipocastano, legno d'olivo, foglie di carpino e lampone. E come note di fondo, legno di cedro, legno di guanaco, larice e senape, quindi una nota molto legnosa. È anch'esso un profumo unisex. È un profumo molto vivace, molto disinvolto, allegro, che dovrebbe aiutarci a riprendere la diretta connessione con la nostra luce interiore. Io credo al potere delle fragranze, credo al potere dell'aromaterapia. Ogni qualvolta io mi metto un profumo, lo faccio perché provo un certo stato d'animo e voglio che quel profumo lo esalti, oppure per il contrario, perché voglio che il profumo mi aiuti a mitigare delle sensazioni negative che sto provando. Quindi a maggior ragione, ma io questo lo faccio per tutti i tipi di profumi. Per i profumi insomma commerciali, per i profumi di nicchia, per i profumi da supermercato, ogni profumo per me ha questo particolare scopo. Il profumo mi richiama dei ricordi, allena la mia memoria olfattiva e quindi attraverso anche dei ricordi che richiama la mia mente mi aiuta a rimettermi in connessione con la mia vera essenza. A maggior ragione queste tipologie di profumi che sono fatti con ingredienti naturali, l'alcol che li contiene è un alcol che non provoca allergie. Ecco, se ad esempio avete dei particolari problemi di irritazione a profumi tradizionali, questi potrebbero fare al caso vostro. E niente, con questo ho finito. Spero che i miei profumi da erboristeria erboristici vi siano piaciuti. Fatemi sapere quali sono i vostri, se avete delle scoperte da consigliarvi. Ormai ho cominciato a capire un po' anche quali sono i miei gusti, ma comunque io sono aperta, a tanti filoni olfattivi e mi fa molto piacere se mi darete insomma qualche suggerimento. Mi raccomando, passate dal canale di Little Moon's Faces. Un bacio, alla prossima!